Sulla vertenza Villa Pini, la UIL ha sempre seguito un percorso autonomo rispetto alle altre organizzazioni sindacali. Ora ci sono le condizioni per ricompattare il fronte. Oggi prendiamo atto che questa è la situazione sulla quale dobbiamo confrontarci e pensiamo che il movimento sindacale debba ricompattarsi su una proposta percorribile. Ai lavoratori riuniti oggi nella sala consigliare della provincia di Chieti, Fabio Frullo del regionale ha ribadito e condiviso il progetto elaborato da UIL FPL sulla costituzione di una società a capitale pubblico e gestione privata che possa innanzitutto assumere tutto il personale nel rispetto del piano di risanamento, erogando servizi già di Villa Pini. L'ultimo consiglio regionale ha dimostrato che i tempi della politica sono lunghi, tempi che i lavoratori da 11 mesi senza stipendio non hanno più. Chiederemo che la stessa sia analizzata a livello di giunta.